Buonasera. 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 Buonasera a tutti, sono le 18.40 e dichiaro aperta l'odierna seduta del Consiglio Comunale di Casoli. Passo la parola alla dottoressa De Cinque per l'appello. Di Pellini. Presente. Di Pellini. Presente. Di Luca. Colanzi. Presente. Martano. Presente. Caraffo. Presente. Di Provo. Presente. Di Pio Paolo. Orsini. Presente. Margarella. Presente. Giuliani. Presente. Nasuto. Presente. Angelini. Presente. Possiamo iniziare regolarmente il Consiglio e passiamo al primo punto dell'ordine del giorno. Lettura ed approvazione verbali precedente seduta del 29 luglio 2019. Le delibere sono state regolarmente depositate e se non vi sono osservazioni le diamo approvate ad unanimità. Passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno con variazioni al bilancio di previsione finanziaria 2019-2021, articolo 175,2 del decreto legislativo 367-2000, competenza e cassa. Parola al vice sindaco. Grazie Presidente. La delibera che sottopongo all'approvazione del Consiglio, come ricordava appunto il Presidente del Consiglio stesso, si tratta di una variazione di bilancio e questa variazione si rende necessaria a fine di apportare delle variazioni al bilancio di previsione finanziaria 2019-2021 che derivano da mutate esigenze intervenute nel corso della gestione. Per quanto riguarda le entrate, vi sono maggiori entrate relative alle spese straordinarie sostenute in occasione degli eventi degli eccezionali fenomeni meteorologici del 2017. La Regione Abruzzo ci ha dato un contributo per questi fenomeni. Poi si rende necessario adeguare le entrate in relazione ai maggiori accertamenti scaturiti dall'attività dell'IMU del 2014. Questi maggiori accertamenti comunque comportano anche un adeguamento del fondo dei crediti di dubbia esigibilità e quindi andremo a modificare anche questo capitolo, diciamo, questo fondo. Poi vengono aumentate le previsioni di entrate relativamente ai capitoli in cui risultano maggiori somme già incassate. Inoltre abbiamo la possibilità di utilizzare un maggiore credito di IVA commerciale derivante da una maggiore IVA detraibile che è scaturita nel corso del 2019. Per quanto riguarda le spese, le maggiori spese sono costituite da maggiori previsioni di spese per liti, arbitraggi e risarcimenti per una causa che abbiamo in corso, manutenzioni relative alla gestione del patrimonio comunale, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade del nostro territorio e le manutenzioni relative agli impianti di eliminazione. E inoltre la manutenzione straordinaria dei mobili comunali ed infine l'acquisto di attrezzature per la manutenzione delle strade e del cimitero comunale. Si dà atto che dopo queste variazioni permangono gli equilibri di bilancio come risulta dai prospetti allegati alla presente delibera. Quindi sottopongo l'approvazione del Consiglio la seguente delibera di apportare al bilancio di previsione finanziaria 2019-2031 le variazioni di competenze di cassa ai sensi dell'articolo 175 del decreto legislativo 267/2000, di dare atto come già detto in precedenza del permanere degli equilibri di bilancio, di adeguare, così come ho già detto in precedenza, il fondo crediti di dubbia esigibilità e chiedo inoltre di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile.
Grazie Vice Sindaco. Dichiaro aperta la discussione. Vi sono interventi? Prego, Presidente. Relativamente al punto esposto dall'assessore De Beca, possiamo dire che non ci sono sorprese nel contesto di un bilancio complessivo su cui la minoranza peraltro ha già espresso la sua visione, non condividendolo appunto nel dicembre del 2017 e 2018 in sede di discussione e approvazione. Peraltro le variazioni sono, diciamo, variazioni minime, variazioni, diciamo, di un'entità a nostro avviso insufficienti, comunque per far sì che possano essere portate avanti quelle opere di manutenzione necessarie che il paese, di cui il Paese ha necessariamente bisogno. E detto questo, preannuncio un voto di astensione da parte del gruppo consigliare di minoranza e caso di tutto. Grazie. Grazie al consigliere. Ci sono altri interventi? E per la gestione appunto del bilancio. È logico che fino al 30 novembre è sempre possibile comunque adeguare il nostro bilancio a nuove variazioni, tenendo conto anche dell'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Variazioni o stordi? Come? Variazioni o stordi? Porteremo una variazione del bilancio in questo momento. Quindi con l'utilizzo non è da escludere una parte dell'avanzo di amministrazione. Quindi è logico che stasera, cioè in questo periodo, queste erano le variazioni necessarie e questo abbiamo affrontato. Non vedo nessuna remora nel dire che era necessario effettuare queste variazioni e abbiamo portato all'approvazione del Consiglio. Auspichiamo sempre che le maggiori entrate purtroppo ci sono. Ci sono? Ci sono state sì, perché abbiamo previsto nell'esposizione, ho parlato di maggiori entrate per quanto riguarda l'IMU del 2014. L'IMU ma tra cose incerte, cioè siamo in una fase di accertamento, ma per questo il legislatore ha previsto il fondo di dubbia esigibilità, dove la maggior parte di quelle previsioni, di quegli accertamenti vanno a finire sul capitolo, purtroppo, e la legge dobbiamo rispettare. Grazie. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole al punto numero 2 dell'ordine del giorno, relazione di bilancio di previsione finanziaria 2019-2021, articolo 175,2 del decreto legislativo 260-2000, competenze e cassa. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Delibera è approvata e si chiede di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Avanti, passiamo al punto numero 3 dell'ordine del giorno, approvazione del bilancio consolidato 2019, ai sensi dell'articolo 11 bis del decreto legislativo 118-2011. Parola al vice sindaco De Pedro. Grazie Presidente, quindi si tratta dell'approvazione del bilancio consolidato e gli enti locali redigono il bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentati, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità previste appunto dai principi
per l'applicazione del bilancio consolidato. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati. La relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, la relazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini dell'inclusione del bilancio consolidato si considera qualsiasi ente spende strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblico-privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo. Con una delibera di giunta del mese di febbraio del 2019, precisamente la numero 20, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduta ad approvare l'elenco degli organismi che rientrano nel periodo di consolidamento dei bilanci e sono i seguenti: la SASI con una partecipazione, con una quota di partecipazione da parte del Comune di Casoli di 1,20%, l'ISI SRL in liquidazione con una quota di 1,20%, Ecolan con una quota di 3,83% da parte del nostro Comune. Alla luce di quanto detto degli allegati, si sottopone quindi all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente delibera: di approvare quindi, ai sensi dell'articolo 11 della legge 118 del 2011, il bilancio consolidato dell'esercizio del 2018 del Comune di Casoli, che è correlato dai seguenti documenti: lo stato patrimoniale e conto economico consolidato sotto la lettera A, e correlato dalla relazione della gestione consolidata che comprende la nota integrativa lettera B, la relazione dell'organo di revisione la lettera C, e di accertare i seguenti risultati in sintesi dello stato patrimoniale e del conto economico. Per quanto riguarda lo stato patrimoniale, abbiamo un totale attivo di 57.504.748,03, lo stesso abbiamo come totale passivo. Per quanto riguarda invece il conto economico consolidato, abbiamo un risultato di esercizio pari a 438.142,02. Poi chiedo Presidente che la presente delibera venga dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 154 del testo. Grazie Vice Sindaco. Dichiaro aperta la discussione. Sono interventi? Prego Presidente. Anche in questo caso relativo appunto all'approvazione del bilancio consolidato del 2018. Innanzitutto consentitemi, diciamo, noi siamo addetti ai lavori, ma per chi ci ascolta e chi segue il caso di TV, diciamo che questa normativa è un atto dovuto che la pubblica amministrazione deve, entro la giornata odierna, entro il 30 di settembre, approvare, e si riferisce quindi all'anno precedente, quindi al 2018. Questo solo per una chiarezza. E diciamo che da parte nostra non abbiamo rilevato particolare interesse politico. E l'aspetto, diciamo, è puramente tecnico, e proprio su questo, su questi tecnicismi, diciamo, sui quali non dubitiamo, per l'amor di Dio. Però più che altro un invito che personalmente rivolgo, ma penso che anche gli amici consiglieri condividano, cioè quello di avere la possibilità, anche se la convocazione è stata fatta nelle modalità e nei termini previsti dalla legge, di avere il tempo. Avevamo solamente oggi come tempo per poter eventualmente chiarire o fare delle richieste, perché giovedì, venerdì è la possibilità di richiedere i documenti, e sabato e domenica, quindi probabilmente solo la possibilità in un futuro, ecco, io non so se siamo nella norma, però siccome sono 61 pagine, non siamo tecnici, ma sfido anche chiunque all'interno di questo consiglio, tanti alcuni, probabilmente sarebbe opportuno anche per noi della minoranza, soprattutto se svolgiamo un determinato compito, quello di poter onorare al meglio. Quindi la nostra richiesta è, indipendentemente da questa situazione della variazione di bilancio, avere l'opportunità di poter avere dei documenti su cui poter lavorare, su cui poter chiedere chiaramente agli enti preposti in tempi un po' più utili. E comunque anche in questo caso noi pronunciamo l'astensione sia da un punto di vista politico e sia tecnico, anche perché credo, i tempi sono stati talmente stretti per poter verificare, credo, un bilancio comunque un bilancio consolidato. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Prego. Posso accettare soltanto in parte le considerazioni fatte dal consigliere.
dal consigliere. Perché questo documento è stato già approvato in giunta il 9 settembre e quindi cioè il capogruppo e tutti gli altri consiglieri avevano la possibilità di verificare dove i nostri uffici sono comunque a disposizione sia da parte del dirigente, da parte della segretaria, di tutto l'ufficio di ragioneria, quindi c'era la possibilità. E poi comunque il nostro regolamento che prevede la convocazione del consiglio è quello. Infatti non diciamo, ci siamo pensati per la legalità e modalità. Quindi comunque già dal 9 di settembre c'era questa possibilità di attingere i documenti che riguardavano il bilancio consolidato, soltanto per una precisazione. Grazie. Ci sono altri interventi? Anche in questo caso la dichiarazione di voto è stata portata avanti. Dichiaro chiusa la discussione e passiamo alla votazione delle prove con il terzo punto dell'ordine del giorno, approvazione del bilancio consolidato 2018 ai sensi dell'articolo 12 bis del decreto legislativo 118/2011. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? La delibera approvata e con ulteriore votazione si chiede l'immediata eseguibilità di questo provvedimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? E chi si astiene? Allora, abbiamo affrontato tutti e tre i punti dell'ordine del giorno del Consiglio. Io ringrazio tutti per la partecipazione. Se non vi sono altri argomenti, quindi dichiaro chiusa la seduta. Grazie. Fino nel caso specifico della delibera, questo è soltanto è proprio un esercizio tecnico di edizione e consolidamento dei dati che poi vengono riportati in bilancio. Quindi di per sé come hai visto la questo comunque